Ragazze, oggi un video un po' diverso dai soliti. Intanto incomincio a prepararmi per uscire con Milù con voi e faremo un pochino di chiacchiere. Innanzitutto, purtroppo Milù non sta ancora bene, con questa storia dell'allergia, che io veramente non so più che pesci prendere perché a questo punto ho anche i miei dubbi che sia una cosa alimentare, perché non sta passando neanche con queste crocchette al coniglio che sono proprio specifiche. Poi, amiche, vi devo dire che per me non è un bel periodo. Sto facendo un lavoro difficoltoso nei denti davanti. Adesso ho un provvisorio, è già 2 o 3 volte che faccio appunto le sedute. Ho dovuto fare questo lavoro perché mi si spaccava sempre un dente davanti. E allora a quel punto, aggiusta, 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 erano tanti, anche tanti soldi, quindi col dentista appunto abbiamo valutato di fare questo lavoro qua. Però un lavoro molto doloroso, ragazze, non a livello, diciamo, di lavoro di per sé, ma col fatto delle anestesie davanti, non vi dico, quindi mi vedete anche questa faccia sconvolta per quel motivo lì. Poi è un periodo che appunto non so se è stata una forma influenzale, sono piena di dolori, insomma, non sono per le quali, perché tante di voi appunto mi dicono dove trovi tutta questa energia, cioè ragazze, l'energia ce l'ho, per l'amor di Dio, non mi posso lamentare. Però anch'io, come tutte quelle che hanno grosso modo la mia età, vado a momenti, ecco, quindi insomma. Allora, stamattina farò appunto le cose di normale routine, uscirò intanto con Milù, sta piovendo a dirotto, non so se anche da voi è così, io avevo preventivato di fare il cambio degli armadi, ma a questo punto direi proprio di no. O comincio a organizzarmelo, adesso mi sto mettendo il siero della IMIM, questi prodotti che sono veramente validi delle IMIM che vi avevo fatto appunto la recensione, o appunto incomincio a organizzarmi un qualcosa tipo un decluttering, tanto per vedere quello che devo tenere, quello che non devo tenere, oppure faccio una mattina di ozio. Vediamo un po', non vi posso dire niente perché andando avanti nella mattina vediamo quello che riesco a fare. Ho bisogno di un consiglio, amiche care. Allora, martedì ho l'appuntamento, parlo piano perché sono le 7 del mattino, per andare dalla parrucchiera qua sotto da me e fare una stiratura professionale, perché ora mi vedete i capelli abbastanza in ordine, perché li ho tirati in una maniera proprio esagerata, sia col phon che con l'olio, insomma, li ho schiacciati da tutte le parti, perché i miei capelli sono molto crespi, sono molto ricci e ne ho tanti. Quindi l'ideale sarebbe stato tenere i capelli lunghi, però ho fatto questa cavolata di tagliarli e vabbè. Così con la parrucchiera abbiamo deciso di fare questa stiratura professionale soltanto però alla radice. E appunto fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha fatta e se è una cosa che potrebbe appunto servire ai miei capelli più che altro per addolcirli un attimino, di modo che io non debba sempre con la spazzola, con le piastre, stare a tirare. Ecco, volevo un consiglio appunto da voi. Questa è l'alimentazione di Milù, sono le crocchette di coniglio della Mange monoproteiche e le scatolette della stessa marca, sempre monoproteiche, quindi è un mangiare veramente di prima scelta. Il nostro veterinario è bravissimo, soltanto che queste problematiche alimentari vanno per le lunghe. A questo punto metto il cappottino a Milù e usciamo di buona lena a farci un bel giretto anche se piove. E siamo tornati all'impermeabile per noi e ai cappottini per i cani, cose dell'altro mondo. Allora, dopo aver fatto una piccola passeggiata col cane, sono andata ad acquistare queste due cose qua. Vedete, sono tornata a casa e questa è la situazione dei miei capelli, belli crespi, belli gonfi, guardate qui. E niente, non c'è niente da fare. Io penso che siano di acciaio i miei capelli, perché non è possibile. Ora vediamo martedì appunto facendo questa stiratura se ne veniamo a una. Sono andata a comprare le brioche da fare in friggitrice ad aria che sto già appunto cuocendo,
che non ho mai comprato, sono quelle delle Tre Marie. Vediamo un po' come sono, se cuociono bene e tutto. Vedo in tanti vlog di tante ragazze che appunto fanno queste brioche e mi è venuta la curiosità. Sono andata inoltre a prendere le patate perché, ragazze, ho intenzione di fare delle focaccette di patate che le ho già fatte in passato, ci dovrebbe già essere anche la ricetta nel canale, però appunto oggi mi è venuta questa idea, visto la pioggia, visto il brutto tempo, di mettermi un po' a cucinare. Vado subito a mettere una brioche in friggitrice ad aria e devo dire che mi è riuscita subito bene seguendo le indicazioni. Vado a mettere 4 patate a bollire, ma anche 3 andavano bene, dopodiché vado ad avviare la prima lavatrice della giornata. Anche se oggi poi me ne aspetteranno tantissime perché mio figlio mi ha portato la roba da lavare, devo cambiare le lenzuola e quindi insomma parto con una e poi andrò a fare tutte le altre. Allora ragazze, nel frattempo che le patate vanno a bollire per fare le nostre focaccette di patate, vado naturalmente a dare una pulita al bagno in maniera veramente super veloce con lo sgrassatore della Svelto, che non facendo tanta schiuma si risciacqua proprio benissimo. Vado anche a cambiare il mio spazzolino da denti perché ne tengo sempre un po' di scorta oltre a quello elettrico e continuo la pulizia del bagno perché, come sapete, tutti i giorni va rinfrescato. Approfitto con questo video per ringraziarvi, perché è un po' che non lo faccio, dei bellissimi commenti che mi scrivete sotto. Veramente sono molto molto felice di questo. Sono contenta di avere con voi questo riscontro, questo scambio di opinioni. E cosa vi devo dire? Grazie di cuore, amici, grazie davvero. A questo punto continuo la mia pulizia del bagno, sono andata a pulire la base del porta asciugamani e come ultima cosa vado a lavare per terra con il Turbo Smart, che mi sto trovando bene anche con lui, specie per gli ambienti piccoli, e col prodotto Vert di Chantecler che sto andando appunto a terminare. Come ultima cosa vado a pulire lo specchio, ma solo nella parte bassa dove diciamo ci sono gli schizzi e le ditate, sempre con la schiuma dell'emulsio che adesso sono appunto in fissa con questa schiuma. Dopodiché passo in camera da letto, amici, perché la camera da letto ovviamente, come il bagno, va sistemata tutti i giorni, e andrò a cambiare le lenzuola. Tolgo di mezzo tutte le cose che non mi servono, coperte, pigiami, pantaloni che devo rimettere a posto oppure devo mettere a lavare, insomma tutti i panni che devono trovare una collocazione, vado a sistemarli. Oggi vado a mettere queste lenzuola sul verde, questa fantasia qua che mi piace tantissimo. Queste sono della Caleffi, se non sbaglio, ve l'avevo presentate qualche mese fa e devo dire che mi trovo veramente veramente bene. Come vedete sono stirate perché una passata gliela do sempre alle lenzuola, anche perché hanno veramente un altro impatto. Anche la sistemazione e la pulizia della camera di oggi sarà velocissima. Come vedete utilizzo il piumino lungo, col bastone lungo diciamo della Swiffer, con la quale ormai sono anni che lo uso e mi trovo veramente bene, sempre per una pulizia veloce naturalmente. Dopodiché vado a sbrogliare la tenda che mi si è proprio incastrata nella finestra, prima di fare qualche danno, visto che questo è il periodo sto molto attenta a non combinarne altre. Vado anche a dare una bella passata alle finestre sempre col piumino, dopodiché passo l'aspirapolvere e Milù naturalmente mi insegue. Come vedete, guardatela un po' com'è tosata corta, proprio per il discorso della pelle, e dopo questa bella aspirata andrò a dare una lavata in terra sempre con Turbo Smart della Vileda.
Come vi dicevo, oggi la pulizia è proprio velocissima, vado giusto a rinfrescare sia i pavimenti che a togliere la polvere, come anche nel bagno ho fatto proprio una cosa veramente sprint, perché voglio andare appunto a fare queste focaccine. E poi, diciamo la verità, la casa ce l'ho pulita al momento. Vado a distendere già due lavatrici, questi sono i panni di due lavatrici, perché in una ho messo, come vedete, il tappeto che era nel bagno con l'altro tappeto, e nell'altra ho messo le altre cose. A questo punto vado a togliere le tazze della colazione per fare un minimo di riordino in casa, amici, perché come sapete i piatti, anche solo qualche tazza, qualche tazzina della colazione sul lavandino, creano veramente il caos. E anche se devo cucinare, quindi non avrei urgenza di lavare queste tazze, comunque vado a togliere via tutto, perché voglio cucinare con il lavandino veramente pulito e in ordine, così almeno sono a posto. Ed ecco qua la mia ricetta, ve la sto scorrendo piano piano, ve la sto scrivendo, come vedete appunto, e sono andata a fare queste focaccine che sono quasi un po' come fossero dei panini con le patate, e sono venute veramente ottime, anche se l'aspetto, ragazze, non sarà perfetto, perché io non sono una persona proprio precisissima, come sapete io guardo sempre più alla sostanza, e quindi vi dico, come vedrete poi alla fine, non sono proprio tutte fatte identiche, però ragazze vi posso garantire che sono venute una delizia. Vado a fare lievitare la pasta circa per un'oretta, e dopodiché mi metto appunto a togliere le cose che ho utilizzato per fare la pasta, lo schiacciapatate, delle stoviglie, e vado praticamente a riempire quasi la lavastoviglie, ma non la vado ad avviare. E guardate qui, ragazze, il mio trucchetto per igienizzare e profumare la lavastoviglie. Vado a mettere mezzo limone senza i semi, naturalmente, dopodiché lascio un pochino aperta con quel gingillo che avete visto in plastica la lavastoviglie, per fare respirare, di modo che in questa maniera qua non si forma appunto l'odore. In sala, amici, vado a fare un riordino super veloce, sono andata a sistemare i divani, a passare il robottino che aspira, questo qui, e vado soltanto a pulire il tavolino, perché questo purtroppo è da fare tutti i giorni, dato che era pieno di ditate. A questo punto la pasta è pronta, la vado a stendere col mattarello piuttosto spessa, dopodiché col bicchiere vado a fare dei cerchi di pasta. Andrà messo sopra l'olio e fatte delle specie di ditate, come la focaccia, insomma, tanto per capirci, ecco. Andranno messe in forno a 200 gradi per circa un quarto d'ora. Qui c'è la roba di mio figlio che mi ha portato da lavare, e le nostre focaccette prontissime. Brutte, ragazzi, ma veramente squisite. Il mio video finisce qua, amici, e vi aspetto alla prossima.